Vagava per villaggi quando si trovò davanti al mulino di Tilimbom. Poi arrivò l'ottavo mago della stirpe dei cercatori. Si chiamava Magotto e decise di ritrovare il silenzio stupendo che regnava all'epoca del grande suono. Il suo mantello gli sembrò di volare. Sono l'orco Riccardone. Sono un orco assai distratto.